Your Pills racconta la diffusione delle cosiddette nuove droghe, come l'Adderall e altri farmaci stimolatori. Prodotto da Maria Shriver e Christina Schwarzenegger. Dal 16 marzo su Netflix Wild Wild Country, presentato al Sundance Film Festival, è un documentario a puntate diretto da Chapman Way e McLean Way, The Battered Bastards of Baseball, e prodotto da Mark J. Douglas. Racconta la storia vera di un guru indiano a capo di una setta che negli anni 80 creò una città utopica nel deserto dell'Oregon. Dal 6 marzo su Netflix, Jane racconta la vita dell'antropologa Jane Goodall che, con le sue ricerche sugli scimpanzé, ha rivoluzionato gli studi sui primati. Oltre 100 ore di filmati inediti in 16 mm, regia di Brett Morgan, candidato all'Oscar per il documentario On the Ropes, e colonna sonora di Philip Glass. 18 marzo su National Geographic Rina, le verità nascoste fra le testimonianze sul boss, quelle di Giancarlo Caselli, ex procuratore della Repubblica di Palermo, Gaspare Mutolo, autista e braccio destro di Rina. Il pentito Santino Di Matteo, il cui figlio fu rapito e sciolto nell'acido per indurlo a ritrattare le rivelazioni su Capaci, e Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone morto nell'attentato. 20 marzo su National Geographic I ribelli, il titolo originale è The Defia Ones. È il documentario a puntate targato HBO che racconta la collaborazione fra Dr. Dre e Jimmy Iovine. Con testimonianze di Bono, David Geffen, Eminem, Nas, Stevie Nicks, Ice Cube, Gwen Stefani, John Landau, Tom Petty, Trent Reznor, Snoop Dogg, Bruce Springsteen. Ha vinto il Grammy al miglior film musicale dell'anno. Dal 23 marzo su Netflix One Strange Rock, Pianeta Terra, serie diretta da Darren Aronofsky, Madre, Il Cigno Nero e con Will Smith. Un gruppo di astronauti ricostruisce la storia della Terra vista dallo spazio. Affronta temi come la genesi della vita, la morte, la cosmica, l'intelligenza umana e i tentativi in corso per rendere abitabile un altro pianeta. Dal 27 marzo su National Geographic, Il delitto Varani, un documentario dedicato all'efferato di Luca Varani, trovato morto il 4 marzo 2016, a 23 anni, in un appartamento della periferia est di Roma. 27 marzo su Crime Investigation Il delitto Varani, un documentario dedicato all'efferato di Luca Varani, trovato morto il 4 marzo 2016, a 23 anni, in un appartamento della periferia est di Roma. 27 marzo su Crime Investigation Kim Jong-un, la biografia non autorizzata alla sua esistenza è stata tenuta a lungo segreta prima che salisse e le prendesse il posto del padre. Il documentario racconta il misterioso dittatore a capo della nona nucleare del mondo attraverso i racconti di chi l'ha conosciuto. 5 aprile su National Geographic Il profeta della morte, speciale in due parti su David Koresh e la setta dei Davidiani. Nel 1993, a Waco, in Texas, per 51 giorni le forze dell'ordine cercarono di espugnare il ranch dove Koresh si era barricato con i suoi seguaci, morirono almeno 80 persone. 18 marzo su Crime Investigation Le confessioni di Manson, uno speciale dedicato a Charles Manson racconta la sua versione dei fatti attraverso una serie di interviste telefoniche. Nella seconda puntata, un team di detective ripercorre l'estate del 1969 alla ricerca di nuovi elementi che possano far luce sui delitti di Manson e dei suoi seguaci. 7-8 aprile su Crime Investigation da I Ribelli, sulla collaborazione fra le leggende della musica di Dr. Dre e Jimmy Iovine, a Jane, sulla vita dell'antropologa Goodall. Ecco i prossimi documentari da non perdere dalla coppia che ha riscritto le regole dell'industria musicale agli studi sui primati della Tanzania. Sarà difficile non trovare il documentario per voi, fra i prossimi in arrivo questo mese. Il primo da segnarsi ai ribelli, The Defia Ones, dal 23 marzo su Netflix, il chiacchierato documentario di HBO vincitore del Grammy al miglior film musicale dell'anno che racconta l'amicizia e la collaborazione tra Dr.
Dre e Jim Iovine, i due imprenditori, rapper, produttori cofondatori della Beats by Dre, la linea di cuffie e casse audio acquisita dalla Apple per 2,5 miliardi di dollari. Top Stories, ma non solo, la coppia ha prodotto alcuni degli album che hanno fatto la storia della musica moderna. I quattro episodi ne ripercorrono la storia con testimonianze,